grandi Linus e Nicola hanno parlato della Brianza a DJ Chiama Italia, bellissimo programma. Anche la Brianza è un posto bellissimo, bellissimo, solo che la Brianza è anche un po' il regno della fabbrichetta, certo. E quindi dipende un po' da quale fetta di Brianza ti capita, insomma. Evidentemente in quella di Lucio, che peraltro tutti quanti sappiamo dove abitasse e dove l'aveva portato Mogol, che era un brianzolo di famiglia, no? Che peraltro ha scritto il testo, però evidentemente Battisti lo avvalla se lo canta. A che cosa si riferisce Linus, dando per scontato che tutti abbiano ascoltato? Secondo me magari no. Secondo me ha un passaggio della canzone in cui dice fuggire via da te Brianza velenosa, che ovviamente non è un riferimento all'inquinamento. Una canzone di 50 anni fa, probabilmente la provincia, certo che sì, la provincia velenosa. Perché cari Linus e Nicola, vi spiego perché la Brianza è velenosa. Linus dice probabilmente la provincia, no, è proprio il Brianzolo. Il Brianzolo è velenoso perché il Brianzolo chiude le ante alle 5 del pomeriggio, non vuole farsi vedere, però spia gli altri dalla sua finestra. Il Brianzolo è velenoso perché non c'ha voglia di salutarti, ti saluta solo in montagna. Montagna un giorno, nella vita di tutti i giorni sa tutto di te, sa qual è il la tua azienda, i tuoi dipendenti, il tuo fatturato, sa se sei sposato, separato, però abbassa la testa e fa finta di non vederti perché non c'ha voglia, è nervoso. I Brianzoli preferiscono parlare coi morti, vanno sempre al cimitero, perché coi morti tanto parli da solo, non c'è contraddittorio, coi vivi fan fatica. In Brianza contano tre cose: lavorare, guadagnare e metter via i soldi. Una vita bella così. Brianzolo è velenoso perché starebbe di natura chiuso nella sua bottega, e se non è in bottega vuole andare al cornicciolo e stare solo, non vedere altri esseri umani. Il Brianzolo è velenoso perché se arriva un forestiero, e forestiero in Brianza si intende anche solo il paese di fianco, ti guarda male, ma soprattutto inizia ad appellarti. Le arriva che schio, Pantanei, già se arrivi dalla Brianza bassa non sei accettato. Sei di Mariano, Apusiano, ti guardano male. Figuriamoci se sei di Milano. Brianzolo è velenoso anche perché ama il suo recinto, ama la sua proprietà privata, non vuole rumori sotto casa, andrebbe in giro con un fucile, mettere ordine e disciplina nel paesotto. Soprattutto Brianzolo ti vuole vedere sporco da lavoro. Avesse incontrato Lucio Battisti da sconosciuto, cosa fai di lavoro? Sono un musicista. Di lavoro! Canto. Di lavoro! Musica, di lavoro! Perché non è considerata come professione, non può esistere che tu canti, suoni, cos'è. Questa è una cosa che il Brianzolo fa a fine lavoro. E quindi, cara Olinus e cara Nicola, voi venite in Brianza a pedalare, a fare night camp, soprattutto in quella alta qui, a vedere le montagne, dietro a quel personaggio lì del Brianzolo, e se ce n'è di veleno, però un cuore in fondo ce l'ha, molto in fondo. Vengo un giorno a Radio DJ e facciamo un bello speciale sul Brianzolo? Non so se interessa a tutta l'Italia, ma secondo me sì, perché è talmente velenoso, talmente... che fa ridere.